Amici viaggiatori, ben trovati in un appuntamento con i gioielli sotto casa, anche oggi alla scoperta e alla ricerca di quelli che sono i luoghi più belli vicini a casa nostra. Protagonista di questa puntata, Brescia e la fotografia. Vi aspetto tra pochi istanti, subito dopo la sigla. Prima della sigla, puntata dedicata alla fotografia qui a Brescia. Iniziamo questo nostro viaggio con il Museo Nazionale della Fotografia e ho il piacere di avere qui al mio fianco Luisa Bondoni, che è proprio il curatore di questo museo. Possiamo dire che il Brescia e la fotografia hanno una lunga storia che risale agli anni 50 del 1900. Sì, esatto. Il Museo Nazionale della Fotografia nasce sull'idea del Cinefoto Club, che è questa associazione di fotografi, quindi appassionati di fotografie di cinema, che iniziarono a riunirsi a partire dal 1953. Nel corso degli anni questi appassionati hanno iniziato a raccogliere il materiale fotografico che poi troverà una sede definitiva e visibile al pubblico a partire dagli anni 80 del 1900. Il museo come collezione ha cambiato diverse sedi, l'ultima sede nella quale noi ci troviamo è quella del 2006, che ci fu data dal comune in occasione della riqualificazione del quartiere del Carmine, quindi sono 12 anni che siamo in questa nuova e grande sede dove appunto è raccolto tutto il materiale fotografico. Quindi abbiamo detto tre date fondamentali: 1953, 1980 circa e 2000 per il cambio della nuova sede. Per parlare appunto di questo grande rapporto fra gli grandi appassionati di fotografia e che sono comunque il cuore, l'anima ancora oggi di questo museo. Sì, esatto, il Cinefoto Club, quindi l'associazione di fotografi, gestisce il museo e il circolo fotografico, quindi c'è una parte di collezione permanente che è visitabile e in più il sabato pomeriggio il Cinefoto Club organizza degli eventi che vanno dagli incontri con l'autore all'inaugurazione delle mostre. Ogni mese inauguriamo tre mostre differenti, alle lezioni di storia della fotografia, ai vari corsi di fotografia e sempre di storia della fotografia e incontri dedicati al cinema. Sì, no, è molto bello questo, perché uno può venire qui, immergersi nella storia del cinema, della fotografia, vedere le vostre mostre appunto, che continuate un po' in tutto l'anno a cambiare, a proporre, ma fate proprio anche dei corsi veri e propri, quindi rimane quest'anima proprio di diffondere anche la passione per questa nobile arte. Sì, esatto, anche perché crediamo che la fotografia sia condivisione e quindi dare la possibilità alle persone, agli appassionati di fotografia, quindi professionisti e non, di avere un luogo in cui incontrarsi per poter parlare, discutere, confrontarsi di fotografia, crediamo che sia la base per portare avanti questa passione che a Brescia coinvolge davvero tantissime persone. Possiamo dire che il fulcro dove ruota un po' tutto quanto comunque è la collezione permanente.
Sì, è appunto la collezione permanente che è cresciuta nel corso degli anni e continua a crescere grazie alle donazioni, è appunto il nucleo centrale delle attività, perché da qui partono tutte le iniziative collegate appunto alla collezione. La collezione è divisa in diverse sezioni che raccontano appunto la storia della fotografia e la storia del cinema. Tra l'altro qui siamo proprio immersi in quello che è la storia del cinema, vedo delle talto dei cimeli molto particolari. Sì, esatto, il museo si apre con la sezione che è dedicata al cinema, ma in particolare al cinema d'amatore, perché appunto, come dicevo, nel 1953 il Cinefoto Club nasce come gruppo di appassionati di cinema e di fotografia. Quindi in questa sezione sono raccolte una serie di cineprese che datano dagli anni 20 fino alle più recenti digitali, passando poi attraverso gli anni 70, gli anni 80, con quelle che poi erano all'interno delle abitazioni di tutte le famiglie. Veramente di fare un viaggio nel tempo per alcuni appunto cimeli che vediamo lì alla tua destra, oppure anche qui dietro proprio le prime cineprese della Rai. Sì, esatto, allora la collezione vanta questo pezzo del 1923 che è una Pathé Baby, che è praticamente la prima cinepresa che ha permesso a tutti, quindi anche agli appassionati, non solamente ai professionisti, di poter fare delle riprese del cinema, perché appunto è di piccolo formato, è 10 cm per 10 e quindi facilmente trasportabile, supportava una pellicola molto piccola rispetto a quella del cinema dei fratelli Lumière e quindi permetteva davvero a tutti coloro che potevano permettersela di fare delle riprese video. Come tra l'altro in pochi anni c'è stata un'evoluzione pazzesca di questi strumenti. È molto interessante anche la collezione di fotografica che tra l'altro in questi ultimi anni state completamente digitalizzando. Sì, esatto, abbiamo un archivio veramente immenso di fotografie che in questo momento stiamo digitalizzando e rendendolo fruibile online sul sito del museo. In particolare nelle sale espositive del museo sono visibili le collezioni di daguerrotipi, ambrotipi, ferrotipi che sono datati secondo metà dell'Ottocento, quindi sono pezzi unici, sono pezzi che non venivano riprodotti perché all'epoca ci si faceva una fotografia e quella era, non era riproducibile in copie come appunto è possibile oggi. Abbiamo parlato naturalmente di cinema, ma qui non si può non parlare anche di fotografie, di macchine fotografiche. Sì, assolutamente. Ci troviamo nella sala delle macchine fotografiche. Sono oltre 1000 attrezzature e apparecchiature fotografiche che vanno dalla nascita della fotografia fino alle moderne digitali. Sono suddivise per case produttrici all'interno delle vetrine, poi ciascuna casa produttrice segue l'ordine cronologico di fabbricazione delle macchine. Tra l'altro la cosa particolare è che osservando queste vetrine, ma anche specialmente alcune macchine che sono specialmente dei lati, sono la differenza di proporzione di grandezza di questi marchingegni che ci sono all'interno di questa sala. Sì, esatto, ci sono all'interno della sala anche macchine di grande formato, in particolare abbiamo una macchina francese della seconda metà dell'Ottocento che supporta lastre di vetro di 55x55 cm, quindi vuol dire che il negativo che usciva da questa macchina aveva questo formato, perché una volta non esisteva la possibilità di fare l'ingrandimento come lo concepiamo noi oggi, e quindi queste macchine erano davvero voluminose, quindi c'è questo grandissimo stacco, questa grandissima differenza tra la fotografia fatta oggi con i nostri smartphone, con i nostri tablet, e invece attrezzature che necessitavano addirittura di carri trainati da cavalli per poter essere trasportati da un luogo all'altro. Questa è una cosa veramente pazzesca, come sia stata questa evoluzione, specialmente nell'epoca digitale. E la cosa bella è appunto che qui in questa sala si può fare proprio un viaggio nel tempo. Sì, esatto, si parte dalle attrezzature anche voluminose della seconda metà dell'Ottocento e si percorre tutta quella che è la storia della fotografia attraverso le apparecchiature. Ci sono poi dei pezzi in particolare, abbiamo 4 vetrine dedicate alle Leica, che è stata la macchina fotografica, se vogliamo, per eccellenza, quella che ha dato il via poi al fotogiornalismo, in particolare al fotogiornalismo di guerra.
Abbiamo poi la casa produttrice della Kodak che cercò attraverso le sue macchine di arrivare a qualsiasi fetta di pubblico. Abbiamo le famosissime Zeiss Icon, quindi macchine tedesche robuste che venivano acquistate per durarti tutta la vita. Fino ad arrivare alle Rolleiflex, le famose biottiche della dolce vita di Fellini degli anni 50, per arrivare poi a quelle che sono le digitali, perché una parte della collezione è dedicata anche alle attuali digitali. In realtà ci vorrebbe un museo solamente per quelle, perché il cambiamento è talmente repentino e veloce che veramente seguirlo è difficile. Abbiamo detto però Museo Nazionale della Fotografia collezione permanente, però voi organizzate durante tutto l'anno dei corsi di fotografia, delle mostre, e per avere delle informazioni come bisogna fare? Allora, c'è il sito internet del museo che è www.museobrescia.net, da cui è consultabile tutto il programma degli eventi, l'archivio delle fotografie e anche la nostra biblioteca, perché abbiamo una biblioteca specializzata in cinema e in fotografia. E inoltre la pagina Facebook che è Museo Nazionale della Fotografia Brescia, dove sono costantemente aggiornati gli eventi e i vari appuntamenti che vengono fatti all'interno. Naturalmente, essendo l'anima, la passione di questo museo, sono invitati tutti gli appassionati di fotografia a venire a visitare, ma anche a partecipare attivamente. Esatto, il museo ha un ingresso gratuito, è possibile fare anche delle visite guidate che sono sempre gratuite, e anche gli appuntamenti del sabato pomeriggio sono aperti a tutti. Poi è arrivato il momento della nostra prima interruzione, ci vediamo tra pochissimo per continuare questo nostro viaggio a Brescia all'insegna della fotografia. Seconda parte dei Gioielli sotto casa, ben trovati a tutti i nostri amici viaggiatori. Questa puntata particolare dedicata a Brescia e la fotografia. Infatti adesso con Renato Corsini, che è il direttore artistico del MACOF, vogliamo parlare di questa nuova realtà che si è affermata specialmente negli ultimi anni. Spiegami innanzitutto, Renato, cos'è il MACOF? Il MACOF è un'associazione culturale che si occupa di fotografia. MACOF sta per Martinengo Colleoni Fotografia, perché il palazzo che ci ospita è appunto il palazzo dei conti Martinengo Colleoni. Infatti il palazzo che ci ospita è il cosiddetto il palazzo Moca. Sì, è un gioco di nomi un attimo intriganti. Noi siamo il MACOF, che vuol dire Martinengo Colleoni Fotografie,
il contenitore, il palazzo, si chiama invece MOCA, che sta per Moretto Cavour, che sono le due vie che fanno d'angolo nel palazzo. Le vie della cultura, se così si possiamo dire, perché comunque qui c'è una concentrazione appunto di associazioni culturali che è veramente molto bello, si respira l'arte, possiamo dirlo, in questa zona di Brescia. Possiamo dire un bel esperimento iniziato da qualche anno, che però sta diventando ed è già diventata una realtà molto importante, ma per Brescia, ma un po' per tutto il nord Italia. Sì, siamo contenti dei risultati ottenuti finora. Sono 2 anni che abbiamo questa iniziativa, che c'è questa realtà a Brescia. Siamo partiti con il primo anno con una circa 10.000 presenze. L'anno scorso abbiamo fatto più di 50.000 visitatori, che rapportati al pubblico che si interessa di fotografia è decisamente un numero interessante. Diciamo che Brescia si sta muovendo moltissimo dal punto di vista della fotografia, della valorizzazione della fotografia. Sì, Brescia è una città di lunghe tradizioni. Nel 1970 Brescia ospitò la seconda galleria d'Italia che si occupava interamente di fotografia. La prima non solo in Italia ma a livello europeo, dobbiamo ricordare che è stato il diaframma di Lanfranco Colombo a Brera, a Milano. Subito dopo, negli anni 70, noi aprimmo a Brescia quello che si chiamava appunto il diaframma Brescia, che era una galleria che insieme a Lanfranco Colombo ospitava per la prima volta mostre interamente dedicate alla fotografia. Torniamo al MACOF, diciamo due esposizioni permanenti, adesso ci troviamo nella prima, in più tutta una serie naturalmente di proposte temporanee. Sì, al di là di quello che appunto sono le mostre che regolarmente organizziamo in un anno, che sono mostre temporanee, rimangono queste due sezioni della mostra permanente. Mostra permanente che vuole essere un po' un discorso culturale, storico e didattico su quello che sono e che sono stati e che continuano ad essere i protagonisti e i percorsi della fotografia italiana, sottolineo italiana perché noi ci occupiamo solo di fotografia italiana, appunto dei protagonisti dei percorsi della fotografia italiana nel secondo decennio del secolo. Parliamo un po' di questa sezione. Questa sezione è una sezione che affronta diverse tematiche, partiamo dove siamo adesso con il neorealismo, poi passiamo agli anni 50 con La dolce vita e Cinecittà, poi affrontiamo con i reportage quello che è il paese che cambia, arriviamo poi ai grandi reportage della contestazione del 68, ai reportage di guerra e poi arrivare nella seconda sezione che invece affronta un po' di più quello che è il tema legato alla ricerca fotografica. Ma per quanto riguarda la seconda sezione andiamo assieme a scoprirla. Renato, ci siamo spostati adesso in quella che è l'altra sezione. Sì, se la prima sezione era prevalentemente dedicata, diciamo, al fotogiornalismo, quantomeno al reportage di indagine sociale, questa seconda parte della permanente affronta invece altri temi.
Mi piace sottolineare che sia per questa seconda parte che come per la prima si tratta di quasi tutte opere originali vintage dei maestri della fotografia che abbiamo esposto, e oltretutto, oltre che essere vintage, hanno il valore aggiunto di essere le fotografie che iconograficamente rappresentano di più l'autore. In questa seconda sezione partiamo con il ritratto, andiamo a un lavoro, è una sezione dedicata alla ricerca, ce n'è un'altra dedicata al paesaggio, una alla fotografia pubblicitaria di still life e quella dove ci troviamo adesso che è dedicata appunto alla moda. Infatti qui riconosciamo molti volti della moda degli anni Ottanta. Sì, queste sono stupende fotografie di quello che viene considerato in senso assoluto il maestro della fotografia di moda italiana, ed è Giampaolo Barbieri. Parliamo di come è stato accolto questo esperimento di 2 anni fa. Ma questo esperimento è stato accolto con molto entusiasmo da parte innanzitutto all'inizio dei bresciani e poi da tutti quelli che venivano dalla provincia o che venivano da altre città e che hanno appunto scoperto com'era importante e anche accessibile vedere quelli che erano i maestri della fotografia italiana e quindi riuscire a capire quella che è stata la storia vera della fotografia italiana. Anche perché possiamo dire che Brescia ha un progetto molto ampio per quanto riguarda per la fotografia. Abbiamo ricordato in questa puntata, abbiamo parlato di quella che è un po' la storia della fotografia bresciana con il Museo Nazionale della Fotografia, il MACOF, il nuovo nato, ma c'è anche un festival nato sempre negli ultimi anni che sta riscuotendo sempre più successo e sta diventando una realtà molto affermata. Sì, l'anno scorso in collaborazione con Fondazione Brescia Musei abbiamo dato inizio al Brescia Photo Festival, che è un'iniziativa di grande respiro che coinvolge oltre ai 2 poli principali espositivi che sono appunto il MACOF e il Museo di Santa Giulia, coinvolge anche altre realtà, coinvolge gallerie private ed altri luoghi perché in quell'occasione sono luoghi deputati ad esporre la fotografia. L'anno scorso il titolo della manifestazione era People, gente, e quest'anno, ed è tuttora in corso, è invece Collection, cioè una ricerca e un'esposizione di quelli che sono i grandi collezionisti di fotografia. Tra l'altro un lavoro molto bello, molto interessante, per questo faccio un applauso a voi ma anche agli altri comuni che hanno partecipato. C'è stata anche una collaborazione, possiamo dire, di alcune città del nord Italia. Voglio fare l'esempio dell'anno scorso in occasione delle mostre di Magnum, dove addirittura 3 città, 3 poli, e la Torino, che comunque rimane forse uno dei poli più interessanti per quanto riguarda la fotografia italiana, e la Brescia e Cremona si sono unite facendo omaggio a questa grande agenzia internazionale. Sì, è stato un esperimento molto piacevole ed è stato un esperimento, direi, ben riuscito. Quest'anno abbiamo voluto invece in un ambito provinciale di Brescia coinvolgere altre realtà in situazioni comunque museali, tanto è vero che il Fotofestival di quest'anno è presente anche a Montichiari al Museo Lecchi, alla Galleria Civica del Palazzo Todeschini di Desenzano e al Museo dell'Arte Orientale di Coccaglio. Vogliamo dare dei riferimenti ai nostri telespettatori, delle coordinate per avere delle informazioni per quanto riguarda le iniziative del MACOF e gli orari d'apertura e quant'altro? Naturalmente visitando il nostro sito, il sito del MACOF, che aggiorna non solo per quello che è e che concerne le fotografie della mostra permanente, ma soprattutto dell'evolversi della nostra esposizione alle mostre temporanee. Io naturalmente ti ringrazio, ti auguro buon lavoro, ringrazio tutti quanti voi che ci avete seguito anche quest'oggi in questo nostro viaggio che abbiamo voluto dedicare a Brescia, ma una Brescia un po' particolare, Brescia e la fotografia. Per quanto ci riguarda l'appuntamento con noi alla prossima puntata, se sarete stasera e come di consueto viaggiate assieme a noi.